Abbiamo qui due gattini affamati che aspettano le pape. È vero? Vero? Dove sono le mie pape blu? Dove sono le mie pape? Dai, adesso ve le do. 3, 2, 1, dai, 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 dai! Sì, si mangia! Allora, meno per blu perché blu è un po' cicciotto e la ceneste. Mamma, che buone le pape! Buone! Ciao amore! Chi è che dorme sul letto più bello di tutti? Blu! Mamma, quanti nani! Quanti nani, questo è un asino nero! Questo è un asino nero! Ciao a tutti, bentornati in un nuovo vlog. Questa è l'ultima settimana di lavoro prima di andare finalmente un po' in vacanza. Siamo al 9 di agosto, è lunedì. In realtà è già dopo pranzo. Questa mattina ho avuto un po' di cose da sbrigare, niente di interessante, per cui non ho vloggato. Io continuo a stupirmi, e probabilmente anche voi, di quanto io sia bianca. Cioè, sono veramente bianchissima, e pensare che ho il segno del costume. Assurda questa cosa. Cioè, quanto la mia pelle è bianca. In fotocamera probabilmente è ancora più accentuata questa cosa. Comunque, ero qui per iniziare il vlog. Mi sono accorta di quanto è bello questo letto. Io lo adoro. Sto parlando delle lenzuola, ovviamente, che hanno tutte queste apine. È di Sophie Allport. Questo set di lenzuola, c'è anche il cuscino piccolo, sempre con la pina. Ovviamente non hanno solo apine, ma è la cosa che hanno che mi piace di più. Hanno tutte cose per la casa molto belle e tutte disegnate un po' così, in maniera sì realistica, ma neanche troppo, e mi piacciono tantissimo. Hanno tutti questi pattern con gli animali, con gli ortaggi, con i cuoricini, hanno un sacco di cose molto carine e io adoro quel brand. E avevo preso appunto queste lenzuola e il letto è super bello, adesso ve lo faccio vedere bene. E blu, direi che lo sta adorando. Vabbè, adesso che mi ci sono buttata, è tutto stropicciato. Comunque, le apine sono queste, sono veramente belle. E appunto, poi qui c'è il cuscino con il ricamo. E ho messo due fili di cuscini. Non sono stiratissime comunque, perché mi piace che siano a double fa, così come le lenzuola hanno la doppia fantasia. Allora mi piace metterne alcuni a strisce e alcuni invece dritti, trovo super carini. Io amo questo letto con queste lenzuola perché è molto luminoso, arioso, fresco, è un bel colore azzurrino, vero, blu, è molto bello questo paio di lenzuola, molto il mio preferito. Questo è il mio look del giorno, ho messo questo abitino di H&M dell'anno scorso, che tra l'altro, se non sbaglio, quest'anno anche hanno riproposto. Sempre molto comodo e leggero. Qui dietro ormai vi siete abituati, ci sarà sempre un po' di confusione. E la cosa interessante di oggi è che andrò a fare la prova guida delle due auto, della Kamiq e della Mazda, che poi tra l'altro ho scoperto che è CX-30 e non XC-30, se non sbaglio. Comunque andiamo a fare le due prove e vediamo cosa mi piace di più. E chissà, magari decideremo anche appunto se acquistare una delle due oppure no. Allora, sto uscendo un po' in anticipo perché dovete sapere che io sono sempre perennemente in ritardo. Però, se qualcuno mi lancia una sfida, io arrivo giusta. Siccome Marco mi ha detto: mi raccomando, non arrivare in ritardo, arriverò in anticipo. E appunto la prima macchina che andiamo a provare è proprio la Mazda. Tornata a casa mi sono messa a stirare e si vedono le camicie di Marco qua, perché poverino è rimasto senza. Allora,
Siamo andati a provare la Mazda CX-30 e siamo andati a provare la Kamiq. La Kamiq esclusa, non perché non sia carina, è che rispetto alla Mazda sfigura e oltretutto il costo del metano, cioè della macchina metano. Dal momento che alla Mazda è successa una cosa, l'abbiamo esclusa. Cosa è successo alla Mazda? Che abbiamo provato anche la MX-30, che è la versione full electric della CX-30, e ci stiamo facendo un bel pensiero. Quindi adesso ci rimane da decidere se la CX-30 o la MX-30, che ci costeranno circa 1000 euro di differenza. Quindi avere un electric al costo del benzina ci stuzzica. Niente, ci stiamo pensando e vi aggiornerò. Io adesso torno a stirare. Buongiorno, oggi è mercoledì. Fa caldissimo, come potete notare da questa luce che mi inonda il viso. Allora, ieri sono andata in palestra, è venuta a trovarmi una mia amica, e per cui poi abbiamo fatto un pranzo con i suoceri. Non c'è stato niente di interessante, quindi non ho vloggato. Mi sono goduta la compagnia. E invece oggi, allora, questa mattina ho lavorato un po', ho editato un video, poi sono appena andata a ritirare delle cose in pulitura secco, sono qua dietro, un po' di vestiti che ho portato a lavare, avevo paura che chiudesse per le ferie, invece per fortuna era aperta perché erano lì da 2 settimane, così anche noi li abbiamo e siamo tranquilli, possiamo andare in vacanza un po' più sereni, perché quel vestito penso che Marco lo userà poi per il matrimonio che avremo quando torniamo dalle vacanze. Quindi ci serviva. Io adesso sono dall'estetista, sono appena arrivata, sono un pelo in anticipo. È la prima volta in realtà che vengo in questo posto, perché la ragazza che di solito mi fa le unghie non poteva ricevermi e io avevo il desiderio di avere le unghie in ordine prima di partire per le vacanze, in modo da non doverci pensare. E ultimamente io sono diventata un disastro a farmi le unghie, per cui ho pensato di farmi questo regalo. Quindi adesso farò la semipermanente mani e piedi, non ho ancora deciso il colore, dopo vi faccio vedere, e così scopro anche un nuovo posto, tra l'altro vicinissimo a casa, quindi ottimo. Allora, scendo da quest'auto che è un forno e ci vediamo dopo. E tra l'altro non ho grandi aggiornamenti sulle auto, stiamo però seriamente pensando di prendere l'MX30, cioè la macchina elettrica. Ci stiamo informando per colonnina, wallbox e tutte quelle cose lì, quanto ci costerebbe, e niente, ci vediamo dopo. Eccomi tornata, sono a casa finalmente. È stato molto rilassante farsi le unghie. Avevo una ragazza che mi faceva le unghie delle mani e una dei piedi. Promosso quel posto. Tra l'altro ho scelto lo stesso colore per entrambe ed è... vediamo se mi mette a fuoco. Eccolo qui. Questo è il colore, è un rosa molto tenue, un rosa pastello molto delicato. E appunto ho fatto sia le mani che i piedi. È proprio... un colore ordinato e elegante. È l'ora di pranzo, mi farò una pasta con qualcosa. Devo aver visto qualche immagine su Instagram che mi ha fatto venire voglia di tipo una pasta con qualcosa di verde, tipo zucchine, qualcosa del genere. Adesso ci penso e vediamo se ho voglia di cucinare qualcosa di diverso dal solito. E noi ci riaggiorniamo invece domani. Ciao a tutti, oggi è giovedì numero 12 agosto. È mezzogiorno passato, sono andata in palestra oggi, siamo fermati a bere un caffè insieme con le ragazze e sto caricando il video per questa sera, lo scorso video vlog che voi avrete visto appunto giovedì. Mi sono appena decisa a comprare 3 libri di Austin Kleon, che è un artista, penso, perché lo conosco solo per i libri. Comunque un artista americano che ha scritto questi libri che in inglese sono tipo Show Your Work, Still Like an Artist, Keep Going, e ovviamente li ho presi per semplificarmi la vita in italiano, e hanno dei nomi simili comunque, che appunto racconta come, cioè, dà un aiuto a chi vuole intraprendere una vita da artista.
è un po' che non mi metto a illustrare e a disegnare, ho un po' di voglia, ma in questi giorni mi sono, ultimi giorni, concentrata in altre cose. Abbiamo deciso per l'auto e domani andiamo a firmare il contratto e a pagare e sono dolori, però non vi dico ancora che cosa abbiamo deciso, anche perché non sono ancora sicura al 100%, ma un po' meno, quindi voglio prendermi l'ultimo giorno fino a domani, finché non firmerò, per pensarci bene, anche per il colore dell'auto, che è la cosa che mi manda più in confusione. Come sempre mi vedete con i capelli bagnati, perché sto soffrendo il caldo come non mai, non ne posso più. E per fortuna domani sera partiremo molto tardi per il mare, quindi almeno poi lì si sta freschi, si dorme meglio, perché appunto sto dormendo malissimo per il caldo, perché devi tenere l'aria condizionata accesa, perché sennò non si respira in questa casa, però l'aria condizionata non è che ti fa dormire proprio benissimo, quindi tutta una serie di cose che non aiutano. Buongiorno carissimi, oggi è venerdì, l'ultimo giorno di lavoro, perché stasera partiamo per il mare. C'è la Celeste che vuole entrare. Celeste? Buongiorno. Finito il giretto mattutino? Sì. Finito. Stavo dicendo che la cosa che mi fa stare meglio è il pensiero che stanotte dormirò al mare, perché qui sta facendo veramente un caldo torrido, dobbiamo dormire sempre con l'aria condizionata e a me non piace. Mentre al mare si sta bene, teoricamente. E tra l'altro io sono in mood, non vedo l'ora che arrivi l'autunno, perché è, uno, la mia stagione preferita, due, la stagione più bella dell'anno e tre, fa fresco. Sì, io sono un amante dell'autunno, delle zucche, del caminetto acceso, le castagne, l'attesa del Natale. Per me è bellissimo, infatti non vedo l'ora, poi quando tornerò dalle ferie, di cominciare a pensare all'autunno. E penso che di non essere l'unica ad avere questa passione per l'autunno, che poi tra l'altro sono sempre in crisi per come vestirmi d'autunno. Quindi se da un lato lo amo alla follia, dall'altra dico è la stagione forse più lontana da me, sia per armocromia che per gusti sul vestire, eccetera. Però lo amo e non vedo l'ora. Questa mattina devo andare a pagare il bollo dell'auto, fare qualche commissione semplice e fare la valigia, ovviamente, perché stasera partiamo, l'ho un po' improntata. E poi oggi è una giornata molto importante, perché oggi vado a comprare un'auto nuova. Finalmente oggi è gran giorno. Non vi dirò che auto ho scelto alla fine, rimarremo col dubbio. Dovrebbe arrivare a settembre, fine settembre, metà settembre, non lo so. Non ho ancora scelto il colore, tra l'altro, quindi sono indecisa tra bianco, grigio, sì, detto così può essere tutti bianchi, tutti grigi, infatti non vi dico niente, comunque quelli sono i colori, e forse anche nero. Allora adesso, forza e coraggio, mi devo mettere a fare la valigia. Questo è quello che appunto ho impostato ieri, quindi ho sparso le cose in giro. Allora staremo via 4 giorni con i gatti, quindi qua ci andrà un po' di roba mia e dei gatti, la valigia piccola, mentre su quella grande la roba mia, ovviamente, grande, è comunque di medie dimensioni. E poi ho tirato fuori ovviamente la mia borsa da spiaggia e niente, cominciamo. Ho già buttato qua qualcosa, messo malissimo ieri sera prima di andare a letto. Qua c'è il sacchetto con la biancheria, questo è diventato il mio pigiama, la maglietta con il topolino animalier, questa sì che è autunnale, una giacchina, qua c'è l'abito di Simple Retro, quello che mi fa molto male, con le righe, tutto bianco, media lunghezza, il mio abito classico di mango, che ormai conoscete meglio di me, con i bottoni. Poi qui c'è l'abito, il mini dress di Another Stories, sempre carino. Qui ho messo quello di Zara invece,
quello nuovo di Zara, ho messo la pink bag e ovviamente i costumi e il pareo. Fino a qua ci sono arrivata, qui ci sono i due asciugamani e basta. Invece il mio look del giorno, appunto, mi sono messa questo abito dell'anno scorso di H&M che ho portato e continuo a portare tantissimo, tra l'altro anche le tasche, e lo amo davvero tanto, davvero davvero tanto. E soprattutto è bello elegante, visto l'occasione, allora mi sono messa un po' più carina, visto che vado a comprare l'auto e è un giorno da ricordare. Io non so voi, ma quando devo andare in vacanza, magari mi porto, sì, anche un numero eccessivo di vestiti, ma il vero eccesso è nelle scarpe, perché non so perché, ma devo avere la scarpa giusta per ogni occasione. Quindi per andare 4 giorni al mare ho le ciabatte da spiaggia, 2 paio di ballerine, un paio di spadiglie a scottacco e un paio di scarpe da ginnastica. Può sembrare un po' eccessivo, ma non riesco a fare a meno di questo numero qui, quindi per me questo è l'essenziale delle scarpe da portare al mare per 4 giorni. La cosa più difficile di questo viaggio sarà ovviamente portare Celeste in macchina per un'oretta, vero amore? Perché dovete sapere che Celeste in macchina, e so che non è l'unica, miagola tutto il tempo. Blu è più tranquillo, invece lei veramente continua a miagolare, non vuole stare in trasportino eccetera, che farla uscire ovviamente è pericoloso. Quindi col tempo di solito mi sono abituata a portare via alcune cose. Allora, tra l'altro ho già iniziato a dargli questo. Queste sono delle gocce di fiori australiani, che se non conoscete sono tipo i fiori di Bach, e hanno fatto le linee per gli animali, ne ho un po' di tutti i tipi. Questo è il Travel Pets e a loro do 3 gocce mattina e sera, qualche giorno prima di partire, e poi anche un'ora e mezza, un'ora e mezz'ora prima di partire. Quindi adesso gliele metto sulle pappe. E le altre cose, non so se riesco a aprirlo, ok, che utilizzo durante i viaggi, appunto, il Felwi che spruzziamo in macchina, che rilascia feromoni tranquillizzanti nell'automobile. In realtà secondo me questo proprio non funziona molto, almeno lo spray, mentre funzionano bene i diffusori per ambiente, però insomma con questo non ho mai avuto grandi esperienze positive durante il viaggio, mentre magari in clinica, in altre situazioni sì. Quindi questo verrà con noi e sì, e qui dentro un po' di fiori australiani sparsi, appunto c'è il set per il viaggio, in viaggio con serenità, e qui dentro ci sono anche c'è scritto qua Telpets, c'è il Transition Pets è per i cambiamenti, quindi cambiamenti di luogo, come si dice, traslochi, per arrivare una nuova persona, un nuovo animale in casa, qualsiasi cosa che diciamo crea un cambiamento nella loro quotidianità. E l'emergency è da avere sempre con sé, è come, so che c'è anche per i fiori di Bach in umana, l'ho usato anch'io, e questo è proprio per le urgenze, quindi magari prima di andare in macchina, di salire, do anche questo alla Celeste. Funzionano? Non lo so, devo essere sincera, però sì. Ciao Blu, sei venuto a vedere. Queste sono cose per te, tra l'altro. Non sono sicura che funzionino, ok? Però se funzionano è meglio usarlo. Non costano niente, non hanno effetti collaterali e al massimo non fanno niente. Per cui sì, io ce li ho da qualche anno. In realtà in molte occasioni i miei gatti sono stati super tranquilli, quindi non so se anche perché gli davo queste cose. Tipo momenti come la sterilizzazione, visite al veterinario eccetera, erano tranquilli, però appunto non ho la garanzia che fosse grazie a questo. Per il viaggio so che per la Celeste questo non è sufficiente,
mentre con l'altro, col mio cane, con la Moka, che aveva paura di andare in macchina, usando questo ho avuto dei grandi risultati. Forse anche un po' di tempo, forse anche per questo funziona meno. Però con lei ho avuto davvero degli ottimi risultati, adesso non ha più paura di montare in macchina. Tra l'altro ovviamente non bastano solo questi, ci vuole anche un percorso educativo, no? Quindi con le due cose insieme sono stata molto molto contenta, da lì che poi mi sono fidata a usarli anche con i gatti. Dai, adesso mangiamo, so che avete fame. In fondo va ben tutto, ma dacci da mangiare. Se avessi solo lo stesso motore tra questa e l'altra, non avrei dubbi. Questa oggettivamente paghi il bollo per 5 anni e dopo paghi il 30%. Sono le 13.45, io adesso devo andare a lavoro e volevo solo dirvi che ho comprato un'auto. Oddio, non mi sembra vero. 10 anni di guide con la mia Mito e adesso... Allora, la macchina, appunto, non vi svelo alla fine quale ho preso, lo scoprirete quando arriverà, ci vorrà poco meno di un mesetto e allora ve la farò vedere. Nel frattempo, sì, terrò segreto. Ero un sacco agitata perché appunto non ero sicura del colore, degli interni, tutte quelle robe lì, insomma. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Vi mostro che sono arrivati i libri che vi dicevo di Austin Kleon, sono super carini, poi piccoli, giusti da portare sotto l'ombrellone. Eccoli qui, la Celeste ve li presenta. Sono piccolini perché sono grandi come la mia mano. Ruba come un artista, tieni duro e semina come un artista. Ho preso questi tre. A proposito di libri, volevo mostrarvi che cosa mi ha regalato ieri un mio collega, che è stato dolcissimo ad avere questo pensiero. È tornato alle vacanze e mi ha portato questi due libri, che non sono solo stupendi perché sono un po' vecchiotti e sono ancora hanno il prezzo in lire, avevo visto, non mi ricordo dove, qua si vede che hanno il prezzo in lire e sanno proprio da libro vecchio, che a me piace tantissimo come odore, come cosa. E poi è stato un gesto proprio carino, anche perché erano suoi, e mi ha spiegato che sono due classici. James Herriot è questo autore inglese che era un veterinario, un medico veterinario, e ha scritto negli anni 70 diversi libri sulle sue avventure, diciamo, su come quello che faceva il veterinario, su cosa si è trovato ad affrontare, le persone che ha conosciuto, le sue esperienze. E stamattina mi sono messa a leggere i primi due capitoli di Creature grandi e piccole e mi sono anche messa a piangere. Ovviamente sono cose che capisco bene, che ho vissuto in prima persona anch'io. Ovviamente sì, alcune cose sono rimaste uguali, alcune no, per dire, non c'erano neanche gli antibiotici qua. Però bello, è stato un pensiero super gentile, mi ha fatto commuovere per appunto per avermeli regalati. E poi sono due letture in più da avere sotto l'ombrellone e da portare poi in vacanza con me. Spiaggia finalmente, tra l'altro mare bellissimo, che è una novità qua da noi e non è semplice. Siamo arrivati ieri sera al mare con i gatti, che hanno pianto un'ora in macchina e io e Marco non ne potevamo veramente più, fredda, però dai, è andato tutto bene e oggi ci godiamo la giornata con gli amici.
Aggiornamento. Sono le 6:30 di sera. Ci stiamo lavando per prepararci, perché oggi, che è il 14 agosto, a Caorle, che è qua vicino, posto molto bello di mare, fanno i fuochi d'artificio sul mare, e quindi andiamo lì a mangiare e poi faremo la passeggiata per vedere i fuochi appunto lungo gli scogli. Fa un sacco di caldo, nonostante di solito il mare sia un po' più fresco. Comunque abbiamo passato una giornata stupenda in spiaggia tra amici. Abbiamo giocato tutto il pomeriggio a palla in acqua e a racchettoni. Infatti sono stanchissima. Noi siamo in un appartamento appunto ad una verde. I micetti, poverini, non so perché, ma rispetto all'anno scorso sono un po' più spaventati. E Blu è più coraggioso. Celeste invece sta per lo più sotto il letto, quindi ogni tanto veniamo qui a coccolarli, a controllarli e a nutrirli soprattutto. Io adesso sto aspettando il mio turno col Dyson, perché ovviamente poi me lo fregano quando lo vedono, giustamente anche, e per appunto essere pronta per andare a Caorle. Esploriamo in giro. L'unico micetto coraggioso del vicinato, perché la Celeste è spaventata e non viene. Celeste non vuole venire perché ha paura. Buongiorno, oggi è lunedì 16 dopo Ferragosto e sono le 11. Ah, sono le 11.
Allora, stamattina è la prima mattina che abbiamo detto dobbiamo dormire un po', perché gli scorsi giorni ci siamo sempre alzati presto per andare in spiaggia e aspettare i nostri amici che arrivavano. Quindi ieri, rispetto a sabato, sono andati via alcuni amici, ne sono arrivati altri, invece altri sono rimasti qua a dormire con noi, quindi c'è stato un po' un via vai e in questo modo abbiamo avuto la possibilità di vedere più amici, di stare insieme a più persone, è stato molto bello. Abbiamo passato un bel Ferragosto, appunto siamo stati in spiaggia e poi la sera, come avete visto, siamo andati di nuovo a Caorle e abbiamo mangiato in questo posto che è... cioè non l'abbiamo trovato su internet un po' a caso e ci aveva colpito, è un posto di design, cioè tutto quello che era in mostra era in vendita, perché il proprietario è anche proprietario di un negozio di moda e di oggetti di design, appunto, e il posto era veramente bellissimo. Ci hanno messo in questo tavolo al centro della stanza che aveva questo ramo con tutte le meduse che scendevano, delle palline di vetro, bellissimo. Poi a un certo punto hanno spento la luce e la sala era veramente bella, e tutti dei dettagli particolari, anche le sedie erano particolari. Fa pesce, il pesce era molto buono, però abbiamo pagato davvero tanto, quindi sì, non so se ci tornerei, però vale la pena fare un giro perché è veramente bello il posto e probabilmente lo cambiano anche ogni tot, perché essendo il proprietario un po' un artista gli piace anche cambiare. Poi appunto ti fa fare tipo esperienze sensoriali con con l'incenso, così, no, carino, mi è piaciuto. Abbiamo fatto una cosa diversa, poi abbiamo fatto un giro appunto a Caorle e siamo andati a prendere la famosa frozen crepe. Non so se ci sia in altre città d'Italia. A Caorle c'è questa yogurteria che una volta si chiamava Good Charlotte, adesso appunto ha cambiato nome, in cui fanno da sempre lo yogurt gelato e la loro specialità appunto oltre allo yogurt sono le crepe normali e le frozen crepe, e sono spettacolari. Ti fanno scegliere i topping, se vuoi la Nutella, il cioccolato bianco, il pistacchio, e sono spettacolari da mangiare in passeggiata. Non ho filmato molto ieri durante la giornata perché semplicemente abbiamo fatto spiaggia, settimana enigmistica, tutti in acqua a giocare a palla col gommone, per cui ci siamo divertiti, non è che avessi tanta voglia di vloggare. Invece, visto che è tardi, questa mattina andiamo un po' in piscina. Aggiornamento invece rispetto ai gatti: purtroppo appena siamo arrivati abbiamo aperto le ventole, ci sono delle ventole in ogni stanza oltre all'aria condizionata, e la Celeste non le aveva mai viste, si è spaventata, si è terrificata, non abbiamo capito perché, e da allora non vuole uscire dal letto. Io mi sento un sacco in colpa, mentre Blu è tranquillo, siamo anche scesi a fare un giretto qua nei dintorni, è diventato super coraggioso e vuole esplorare. La Celeste sta chiusa sotto il letto tutto il giorno e non vuole uscire. Non abbiamo più acceso le ventole per non farle paura. Ogni tanto cerco di tirarla fuori, almeno per mangiare, fare pipì, però per il resto del tempo sta sempre là. Adesso vediamo se questi ultimi due giorni riusciamo a farla uscire un po' di più. Non me lo aspettavo, infatti sono un sacco dispiaciuta, poverina. Se sapevo una cosa del genere non li avrei portati, ma eravamo già stati qua e non avevano avuto problemi loro due, quindi vabbè, pazienza. Buonasera, stiamo andando ad Altanea, cioè siamo ad Altanea, stiamo andando al mini golf, sperando che sia aperto. Abbiamo fatto il pomeriggio al mare e la cosa più bella da raccontarvi è che la Celeste è uscita dal letto ed ha esplorato casa. Mettiti bene, guarda dove devi buttarla.
nessuno di noi era riuscito a farcela questa. Fare tutto il giro della pista lì. Entrata. Non è entrata. Entrata. Quanti? Facciamo 5 morta lì, dai. Scarsissima. Allora, in questa buca voglio recuperare in qualche modo, dai, non posso essere così scarsa. Perdendo. Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno di mare, io sono sul mio unicorno perché adesso lo devo sgonfiare. Mamma mia, c'è un sacco di vento perché ieri sera ha fatto tempesta e anche il mare è bello mosso. Noi ci godiamo l'ultima mattina appunto di spiaggia e poi dovremo pulire l'appartamento e tornare a casa. Siamo contenti perché la Celeste finalmente è uscita, stanotte con Blu ha fatto il casino, vuol dire che è tornata normale. E io concludo anche il vlog qui. Vi ringrazio un sacco per averlo guardato. Se l'avete guardato tutto, lasciate la parola unicorno nei commenti. E noi ci vediamo presto, sempre qui sul mio canale con un nuovo video.